Il 17 gennaio si celebra Sant'Antonio Abate, una ricorrenza molto sentita in tutta Italia perché si tratta della festa dedicata al santo protettore degli animali. Ogni anno, sin dall'antichità, si portavano a benedire gli animali domestici e per chi abitava in campagna, quelli delle stalle. Anche a Fano, dopo la pausa dovuta alla pandemia, è tornata domenica mattina la tradizionale benedizione in piazza 20 settembre. Organizzata dalle Giacche Verdi, dal Cibi Club Mattei, insieme al soccorso cinofilo nautico K9 e con il patrocinio del Comune di Fano, la celebrazione rappresenta un incontro tra le persone e gli animali e un momento di preghiera rivolta agli amici quattro zampe, che con la loro presenza regalano compagnia e affetto nella vita quotidiana. Alle 10.30 la solenne benedizione impartita dal parroco del Duomo Don Giorgio Giovannelli, che ha sottolineato l'importanza di un rapporto di rispetto e fratellanza. L'animale è importante, c'è una presenza importante della Sacra Scrittura, quindi diciamo che la circostanza di questa mattina diventa un momento di riflessione, anche di rendimento di gloria a Dio, di ringraziamento, di riflessione sul nostro rapporto con gli animali, sul rispetto che siamo chiamati ad avere nei loro confronti e anche nei confronti del creato. Quindi ringraziamento per la provvidenza, ringraziamento per questa presenza e anche riflessioni su come impostare rettamente il nostro rapporto con gli animali all'interno della società contemporanea e soprattutto con il creato che un giorno dovremo anche consegnare agli uomini e alle future generazioni. Una piazza gremita di padroni con i loro fedeli amici. Tanti cani, qualche gatto chiuso nella sua gabbia, diversi conigli e oltre 15 cavalli che hanno invaso, complice anche il bel tempo, tutto il centro storico. È una tradizione legata al nome delle Giacche Verdi, infatti la benedizione degli animali proprio si abbina perfettamente un po' al nostro stile di vita e alle basi che fanno della nostra associazione una particolarità. E quest'anno, oggi è la prima giornata delle tre organizzate dall'associazione nostra e ci vedrà poi la prossima domenica, il 22 di gennaio, in Piazza del Popolo a Pesaro e nel pomeriggio, sempre del 22 gennaio, siamo a Fermignano che organizziamo la tradizionale benedizione. Diciamo che la prossima domenica sarà quella al mattino, sarà quella un pochetto più impegnativa perché solitamente portiamo circa 100 cavalli in Piazza del Popolo a Pesaro. Fano rimane una piazza un pochetto più piccolina, però per la città di Fano e per noi è sempre molto molto importante. A conclusione della mattinata, le Giacche Verdi hanno distribuito i panini, i biscotti e le carote per la felicità di tutti gli animali presenti.